Come si dice? Da canale? No, ho avuto la faccia. Io ero così tutto il tempo. Quindi spero che non vada su YouTube. Ecco, bravo, bravo Benver. Mazzo Deep. Perché non lo gioco da tantissimo, fondamentalmente da quando è uscita l'espansione. Quindi dovevo riprendere un minimo sulla meccanica. Ho trovato questo che sembrava affidabile. Anche questo da provare. Chiaramente Nautilus OP. Nato OP. Il mio oppo si chiama Ciao, sono Draven. Ok. Sejuani Braum, altro mazzo che ho montato ma che non conosco. È buono? Cacciatore. Boh. Prova a tenerne uno e uno. Prova a tenerne uno e uno. Buona, buona. Ciao, Hiro. Non conosco il deck, non conosco quello avversario. Gioco da cani e vinco, ma non è che sotto quella tuta da palombaro ci sia Illidan. Oh, non vedo l'ora. Adepta Cremesi. Fammi assaggiare l'azione. Ok. Sono sicurissimo che lui abbia i trick. What? Guarda cos'hai. Proverò di tutto per una volta. Ok. Delizioso. Ok, in realtà va bene così. Lascia la tua roba all'entrata. Quindi anche questo non andrà mai a segno, praticamente. Il dolore non è nulla. Le isole fioriranno di nuovo! Con chiarezza! Sbattiamo fuori questo qui. Che ne dici di un altro giro? Sì, fammi perdere tempo. Cazzo, non c'ho. Getto 4, getto 2, pesco 2.
Buono Nautilus. Lui farà sicuramente un trick. Vabbè, dai, aspettiamo. Infatti. Però stiamo bene, stiamo bene. Beh, Atrocity è monocopia, dai. Devo trovare un cazzo, una cazzo di risposta a sta 6-3, non la trovo. Ce l'ho tutta in fondo. Avanti! Finalmente insieme. Le ho tutte in fondo sempre. E affughino! Devi sanguinare. Perché mi fa curare lui? Perché ha fatto sta cosa? Non cambierà niente, però... Volete supportare il canale? Twitch Prime è gratis? Lo ripeto tutte le volte come se fossi un manichino e non funziona mai! Come fanno gli altri streamer a convincervi a subbare? Cioè, nel senso, io non mi lamento dei sub, ne ho. Siamo più di 1000-1200, però... Oh, come fanno gli altri? Veramente? Vantaggi dell'essere sub! Allora, se subbate, potete spammare le emote. Quell'uovo... si è mosso. Negli altri canali venite riconosciuti tra virgolette di più in chat, vi si dà più retta. Nel mio canale, se siete sub, io sono più invogliato a offendervi in maniera estremamente sincera e tra virgolette, capito, senza pudore. Mentre invece magari se non siete sub mi viene un po' così, perché dico madonna, non mi conosce bene, magari si offende. Allora sono un po' più parco con le parole. Mentre invece se sabbate il canale, io ho tipo il via libera e potervi mandare a fanculo se ve lo meritate. No. Per quanto mi riguarda. Che è una cosa secondo me molto figa e che crea un contatto molto diretto con l'utente. Quindi sabbate per farvi mandare a fanculo. Eh? O no? Eh? Pam 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 pam. Simo, non funziona esattamente così il sellout. Ah no? Gli scrivete che non sa giocare a Runeterra come sto facendo io. Vi beccate dei bellissimi insulti. Bravo, Zef. anche funzionato. Deluxe coi 29. Ok, mandami a fanculo adesso. Vaffanculo, Deluxe. Sono 29 mesi che volevo farlo. Credo di no, però ok. Giorni, non ti preoccupare. Sei stato bravo, grazie. Devi tirarmi fuori da... Grazie Neptune. Dun, 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 dun. Ma se un sub offende te è ban, right? No. Solitamente no. Si offendono meno. No, si offendono meno. Teoricamente. Ma quindi non posso insultare i miei sub come se fossero dei minorati mentali? No. Se non vuoi fare la fame, no. Ah no. Spazzatura bloccata. Ma come siamo offensivi?
What the fuck? Maretta? Un euro. Simone è fatto così più grande. Simone è fatto così. Più grande è l'insulto, più grande è la dimostrazione di affetto. No, dipende, dipende. Ci sono anche alcuni che mi stanno davvero sul cazzo. Dipende, dipende. Sbrum. No, non è vero, Zef. Già l'altra volta sei venuto fuori con sta storia che ti sto sul cazzo. Cioè, che mi stai sul cazzo, non è vero. Lui ha modo per pimpare gli HP delle sue unità? Perché io questo lo vorrei provare, non c'ho di meglio da fare. Ma quindi non posso chiedere soldi allo streamer per moderare il canale? Se è Vic, no. Ah no? Non è vero che non puoi chiedermi soldi, Dragmar. Uffa. Lady Elise, dove sei? Deep a T5 sembra bilanciato comunque. Se ci facessi qualcosa, sì. Sangue e sale. Per ora no. Sangue e sale, dice. Ecco dal profondo. Ma non è vero, invece. La risposta non vuole essere negativa. Cosa pensate? Non mi piacerebbe avere un canale abbastanza grosso da poter pagare i mod? Anzi. Prima dell'euro. Purtroppo le cose che bisogna fare per avere dei numeri decenti, raga... Cioè... Io ho Lethal, ma lui ha Deny? La marea si alza. Cioè, se io faccio questo... Scusa, chat. No, è che io non sono morto, capito cos'è? Non è che io sono morto con sta play? Cioè, quello che ha fatto lui non è che mi ammazza. Ciao Draghi. Bella, Giornino. Trash potenziato chiama un eroe dal deck. Una candela per l'anima. Scrivi spirito incrollabile, lol.
Dibattiti come un verme sull'amo. La tua anima è mia. Non sto capendo. Anzi, aspetta. Sì. Ma richiama quello sano. Ma no. Non voglio prendere 4 danni. Quindi questi sono 4, 8, giusto? Questa viene poco, 1. Questa viene 5. Sdeng. Sdeng. Tenacia tra le avversità. Madonna, Blazen. Non lo so, io una volta vivevo anche a Riccione. Vieni dall'oscurità. Ok. Ma tanto gli evoca Hecarim, perché sacrifica... Perché vuole sacrificare... C'è qualcosa che non mi torna. C'è seriamente qualcosa che non mi torna. Io non dimentico. Ma il Rekindler non gli tira fuori Hecarim? Che deliziosa agonia tutta da infliggere. Lel 33 su 25, secondo me ce l'abbiamo fatta. Occhio che quel mazzo a mietitura, se la gioca, sono uccelli per diabetici. Mietitura mi importa via lui. Prima volta che giochi un alleato in un turno. Ho paura di gettare da solo. La marea si alza. Io farei prima questa. Onestamente. Sì, si evolve. No, lo so che si evolve. No, lo so. Lo so che non lo fa più. È che sto pensando a che carte mi restano. Non riesco a fare mente locale su quali carte sono i miei top deck. Quella che rianima i suoi ciccioni, mietitura. Ah, ok. E come si chiama? Ah, la rovina è l'altro. Beh, ma teoricamente va bene, no? Thank you.
queste isole verranno purificate. Devono spiegare le foglie. Non abbassirò mai. Beh, oh, vince un botto sto deck. Ma Timo Sejuani è un mazzo vero? Sì, sì, sì. Cioè, io ne ho beccati diversi. Quindi suppongo che... questo... Twisted Fate Jinx. Non ho idea di cosa sia. Mi preparo a qualcosa di relativamente aggro. Doppio Maokai, non benissimo. Lui bene. È una specie di Miracle Aggro. Dispari o di minion? Quanto sarebbe bello, Kuf? Lo scopriremo, visto che ci stanno lavorando. Ma che lui mi faccia danno face quando muore questo io mi curo. Cioè, non c'è senso, non c'è senso. Comunque, 3 Maokai di fila, vabbè. Sai se esistono mazzi 1000 su Runeterra? Bello che tu me lo chieda adesso, Gabri. Cosa ho visto? Non credo di aver capito. Vado all in. Vado all in. Ok. Ok. Se non giochi non vinci. Ho qualche asso nella manica. Vattene. Beh, in realtà se blocca, cioè se pompa, io posso fare frantumazione, I guess. Esatto. Tanto non ho molto di meglio da fare a sto turno. Gli faccio usare un trick forte. Usiamo le regole di Bilge del Sam. Ah, il pezzo resta una 4-4. Ma non è male allora, eh. Non è mica male allora, Non è mica male allora. Non è un cazzo male. Io non andrò deep per un bel po' ancora. Qui non sei gradito, intruso. Non mi ha mai fermato. Piano, campione. Ok. Mamma mia. Mamma mia. Cazzo. Beh.
Mano veramente, veramente mediocre. Ho imparato la pazienza. Non credo. Non credo che basterà. Non credo che basterà. Dai, Bimbo! Ma io non voglio! Doppia sorpresa. Dio Cristo. Sarà un piccolo vascello, ma coraggio. No, la 4-5 non sta carriando. L'assenza di carte. L'assenza totale di carte utili nella mia mano sta carriando. Che palle, porco Giuda. Santo Gesù. Ha fatto parte del piano che ho appena predisposto. Ci vuole sempre un piano B. Non posso fare diversamente. No, non ce la vedo proprio a vincere sta partita. Avrei vinto lo stesso con la nave. Per una volta. Avrei vinto con la nave. Jesus. Avrei vinto con la nave, però minchia.